Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con A Chiara Lettera. Questi ultimi appuntamenti di quest'ultimo anno 2020 sono dedicati ai saluti istituzionali, anche per comprendere come sta terminando quest'anno, un anno molto difficile caratterizzato dall'emergenza Covid. Oggi ci ospita nel suo studio, proprio qui in Prefettura di Lecce, l'illustrissimo prefetto Maria Rosa Trio. Grazie mille, illustrissimo, per averci ospitato. Buongiorno, grazie a voi. Grazie. Iniziamo subito ad affrontare le tematiche salentine. Lei, tra l'altro, si è insediata da poco, possiamo dire, ed è stata immersa in un lavoro abbastanza impegnativo perché la nostra terra ha tante problematiche. Partiamo da diversi temi, se lei me lo consente, in modo da dare una panoramica su quella che è la sua attività e poi al termine, nelle pieghe della nostra discussione, magari dare anche un messaggio, un saluto di fine anno e di speranza a chi è ai nostri telespettatori che ci seguono sempre con tanto interesse. Prefetto, lotta alla criminalità dal punto di vista amministrativo, qual è stato il suo impegno in questi mesi? Allora, guardi, io ormai sono soltanto 4 mesi, sono arrivata il 27 luglio scorso e quindi sono appena passati 4 mesi, ma sono stati 4 mesi molto intensi e veramente devo dire, anche di proficuo lavoro. Ovviamente ho lavorato nella continuità con i miei due predecessori, sia col prefetto Palomba che col prefetto Cucinotta, e anche per le esperienze comuni che ho avuto in particolare col prefetto Cucinotta, avendo lavorato insieme a Palermo. E è una delle mie priorità quella di perseguire dal punto di vista amministrativo situazioni di illegalità che possano esserci sul territorio e in particolare anche nella pubblica amministrazione. Pertanto, come sapete, li ho trovati già sciolti per mafia, purtroppo due comuni che sono quelli di Scorrano e Carmiano, dove le due commissioni stanno continuando a lavorare e ovviamente ogni tanto vengono e mi fanno una panoramica. Stanno amministrando nello stesso tempo, seguendo ovviamente tutti i canoni di legittimità, come è giusto che sia. È ovvio che quindi il ruolo del prefetto in questi casi è molto importante perché ci sono due potenziali provvedimenti che possono essere messi in atto, che sono sia l'interdittiva antimafia che poi lo scioglimento per mafia che, come sa, ha un iter particolare. Per quanto riguarda invece l'interdittiva antimafia, come sapete, sono dei provvedimenti amministrativi. Ovviamente, dove il prefetto assolutamente non entra nel merito del penale, però dove vale la regola assolutamente ormai acclarata per prassi consolidata e per giurisprudenza consolidata da parte del Consiglio di Stato del più probabile che non. Per cui il prefetto in situazioni che vengono segnalate o perché derivino da un provvedimento dell'autorità giudiziaria o anche da informative delle forze di polizia, in questo caso può intervenire e quindi interdire un'azienda, una società, a secondo di che cosa si tratti. Ed è uno strumento efficace, ovviamente come tutti i provvedimenti amministrativi sottoposto ai ricorsi amministrativi, quindi al TAR e al Consiglio di Stato, però devo dire che proprio in questi ultimi mesi, anche in questi 4 mesi, già ne sono state fatte tante con i miei predecessori. In questi ultimi mesi ne abbiamo fatte tante e devo dire che quasi tutte sono andate a buon fine, nel senso che è rimasta in piedi l'interdittiva antimafia. In altri casi sono soluzioni diverse, però non vorrei confondere poi le idee, però diciamo che il lavoro svolto dalla prefettura ha avuto successo grazie anche all'impegno che ho di tutti i miei colleghi sui quali io assolutamente posso contare. Per cui questa è la situazione e continueremo su questa strada, ovviamente con tante altre cose da verificare, perché è chiaro che non è che un'interdittiva antimafia deve essere supportata anche quella. È ovvio che non abbiamo il dovere portare le prove come in un giudicato penale, però in questo caso ci possono quel principio che le dicevo del più probabile che non, ha una funzione essenzialmente preventiva, l'informativa antimafia.
Prefetto, in un momento come quello attuale si accentua anche il problema del lavoro, tante sono le vertenze sindacali, da sempre la prefettura e il prefetto quale organo di governo nel territorio e viene preso anche come l'ultimo punto quasi al quale rivolgersi, l'ultima facoltà di rivolgersi da parte dei lavoratori e dei sindacati. Sono accentuate queste problematiche, in che modo lei bilancia la funzione di governo con poi le legittime richieste dei lavoratori e delle aziende? Guardi, noi seguiamo tutte le vertenze sindacali per due ordini di motivi. Il primo è perché intanto ci sono dei momenti di conciliazione, tentativi di conciliazione che vengono fatti prima in azienda, ai sensi della legge 146, prima in azienda tra il datore di lavoro e i rappresentanti sindacali dei lavoratori, e poi c'è un secondo tentativo, perché se quello è negativo si ripropone, proprio come predispone la norma, nella nostra sede, nella sede della prefettura. Ed è un momento importante, la situazione è difficile, siamo in un momento molto complicato dove purtroppo le richieste anche di istanze, anche di presentarsi di tanti lavoratori, è un argomento che mi sta molto a cuore questo, e devo dire che ho cercato anzi di ricevere anche personalmente tutti quelli che circa un mese fa sono venuti e che hanno manifestato qui in prefettura, sotto la prefettura, e ho ricevuto delle delegazioni, che le posso dire, da quelli delle partite IVA, addirittura anche le maestre delle scuole di danza, dove le problematiche poi sono state trasmesse con una mia nota a livello centrale, e questo è il collegamento, il prefetto fa da cerniera tra il centro e la periferia. Per cui è una situazione delicata dove si cerca di dare delle risposte, e in alcuni casi speriamo di poterle dare. Una delle vertenze più grosse che adesso stiamo esaminando è quella dell'Alcar, per la quale abbiamo spostato, siamo interessati sia noi che la Prefettura di Torino, perché una parte di questi lavoratori della società ha sede in un comune nella provincia di Torino. Per cui abbiamo trasferito il tavolo, al quale parteciperemo sia il prefetto di Torino sia io, a livello governativo, quindi al MISE, con il sottosegretario Todde. Per cui saranno esaminate queste situazioni, perché parliamo di oltre 500 passa operai e dipendenti, peraltro dipendenti di un'azienda che hanno delle specialità, sono proprio specializzati, è un'azienda importante che può essere utile ancora e per il territorio, e puoi immaginare anche per l'indotto cosa comporterebbe la chiusura di questa azienda. Quindi le seguiamo, tutti i prefetti seguono le vertenze sindacali. Io dico che anche se c'è il problema di un posto di lavoro, l'ho sempre detto, l'ho detto ai sindacati, l'ho detto anche ai datori di lavoro, da tutelare, anche uno solo, è una famiglia che c'è dietro, ci sono dei mutui accesi, figli da mantenere agli studi, per cui per me è importante lavorare. Ovviamente, come si suol dire, ad impossibili anemo tenetur, però da parte mia devo sentirmi serena per avere potuto fare tutto quello che era nelle mie possibilità per trovare una soluzione positiva e definitiva. Proprio in queste ore, tra l'altro, è in atto lo sciopero dei dipendenti della pubblica amministrazione, che aspettano di essere ricevuti anche da lei, credo. E la pubblica amministrazione è messa in ginocchio anche da questa pandemia. Beh, guardi, sì, in effetti ci sono delle difficoltà, però difficoltà perché si sta lavorando col lavoro agile, da casa, proprio per evitare, ovviamente come datori di lavoro, io posso riferire ovviamente per quanto riguarda la prefettura, abbiamo dovuto mettere a punto degli accorgimenti per far sì che non ci siano
molte compresenze, le persone possono lavorare. È chiaro che le difficoltà ci sono, soprattutto forse il riferimento oggi allo sciopero è riferito anche a un turnover che non c'è stato, a persone che ormai stanno andando in pensione, e più credo spostato su un problema di contratto nazionale dove io non posso entrare, semmai se ovviamente li riceveremo sarà anche questa loro, queste loro richieste verranno trasmesse a livello centrale, governativo. Parliamo del nodo proprio delle zone rosse, arancioni, gialle. La Puglia è diventata con l'ultimo DPCM zone gialle, un provvedimento reso e commentato anche in modo alquanto anomalo da alcuni primi cittadini che hanno detto, tra quali anche Salvemini e lo stesso sindaco De Caro di Bari, avremmo preferito rimanere zone arancioni perché poi laddove doveva entrare il buon senso dei cittadini forse quello è venuto a mancare, e quindi proprio in queste ore abbiamo visto assembramenti, comunque città invase da persone per lo shopping, insomma sembrava tutto fuorché un periodo di con la pandemia in corso. Il sindaco Salvemini ha chiesto un tavolo tecnico con lei, prefetto, sì, per valutare in che modo, quali provvedimenti poter prendere, qual è il suo indirizzo? Allora, guardi, per quanto riguarda, chiaramente il sindaco l'ha chiesto, ma già avevamo stabilito insieme al questore e alle altre due comandanti provinciali, sia dell'Arma che della Guardia di Finanza, domani proprio terrò un comitato ordine e sicurezza pubblica, non solo per l'intensificazione dei controlli anti-assembramento, chiamiamoli ormai così, ma anche per quanto riguarda i controlli degli arrivi da fuori, quindi parteciperanno anche i dirigenti della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, e quindi è importante questo momento di confronto, però le faccio presente che i controlli non sono mai finiti, noi abbiamo controlli sotto tutti i punti di vista, abbiamo anche i controlli per quanto riguarda con dei nuclei ben precisi che coordina la Prefettura, anche per esempio per quanto riguarda l'applicazione dei protocolli negli ambiti lavorativi, nelle aziende, e c'è proprio un gruppo di lavoro che partecipa e che poi ovviamente eleva anche sanzioni, per cui domani è un confronto importante, ma chiaramente dobbiamo lavorare in sinergia, perché anche i sindaci, ho sentito per esempio il sindaco De Caro che vuole per il periodo del 24-25 non consentire, cioè anche i sindaci hanno la possibilità eventualmente di poter chiudere delle zone, e però chiaramente in sinergia lavoriamo con le polizie municipali che fanno anche, devono fare anche la loro parte. E speriamo che ci sia comunque questo che io sempre ripeto, perché possiamo fare tutti gli sforzi possibili e immaginabili, sia da parte dei sindaci sia da parte delle forze di polizia, però il problema è anche nella coscienza singola, nel rispetto delle regole. Non ci stanno chiedendo la luna, ci stanno chiedendo di usare le mascherine a distanza, e hanno funzionato, vi posso dire che stanno funzionando, e l'abbiamo sperimentato anche in prefettura. Una persona con la quale io avevo lavorato tutto un pomeriggio a distanza, che è risultata positiva, in 5 siamo risultate negative, quindi vuol dire, lo dico proprio con l'esperienza diretta, vuol dire che proprio le regole, se rispettate, hanno una loro funzione e una finalità che si raggiunge, perché il rischio di ammalarsi è grandissimo. Vedo tanti giovani che purtroppo non rispettano, e io faccio un appello a questi ragazzi di pensare anche ai loro familiari, ai nonni, perché poi si torna in famiglia, si esce però poi si torna in famiglia, quindi è importante questo. In più le voglio dire che con l'ultimo DPCM è stato previsto questo, in seno alla conferenza permanente, che è un istituto proprio nostro prefettizio, dove vengono messi normalmente al tavolo tutti gli enti pubblici, gli uffici pubblici e anche altre categorie a secondo le materie che vengono trattate. Lo farò questo venerdì mattina, il tavolo di coordinamento che è stato chiesto a tutti i prefetti per quanto riguarda l'apertura delle scuole dal 7 gennaio in poi in sicurezza.
con delle determinate specifiche precise, perché deve, rientra un 75%, stiamo parlando degli istituti superiori di secondo grado, un 75% con il problema dei trasporti, perché guardi, io ho visto ben, sì, è vero che ci sono delle difficoltà nelle scuole, però sono abbastanza attrezzati. Il problema è quello che mi dicono ovviamente i dirigenti scolastici e in particolare il dirigente scolastico provinciale, col quale non le dico, io questo tavolo l'avevo già fatto, l'ho seguito dall'inizio. Ora ovviamente è stata data a noi una competenza ben precisa col decreto, perché fino ad ora i vari DPCM che si sono susseguiti hanno dato al prefetto, proprio quasi a norma di chiusura, il compito di far eseguire tutto quanto è previsto nel decreto e di monitorarlo, quindi controlli e monitorare la situazione. E in più adesso abbiamo questo documento che deve essere praticamente predisposto, che verrà notificato a tutti gli interessati, saranno presenti anche le aziende di trasporto e a tutti gli interessati, per far sì che i ragazzi possano il 7 gennaio entrare in tranquillità a scuola, riprendere le lezioni in presenza, perché è molto importante anche questo. Sono contatti importanti questi che io non le dico, ma quasi quotidianamente col direttore generale della ASL, perché cerco di seguire un po' l'andamento a livello provinciale di tutte queste situazioni. E quindi questo è un documento che sarà, non sarà di facile, perché chiaramente il problema dei trasporti è quello che è. Speriamo di poterlo risolvere insieme a tutte le componenti, perché se lei legge il DPCM si prevede anche l'intervento dell'assessore regionale ai trasporti, ovviamente, come dicevo, tutte le aziende, il dirigente scolastico provinciale, la provincia, i sindaci interessati, quelli degli ambiti, diciamo, scolastici, per cui oggi pomeriggio già faccio una pre-riunione, ma informale, dove metteremo a punto intanto tutta la situazione per capire intanto quant'è la popolazione di studenti che rientrerà a scuola, perché parliamo del 75%, e speriamo, insomma, incrociamo le dita che tutto possa andare bene. Perfetto, siamo arrivati alle battute finali dell'incontro che lei gentilmente ci ha concesso in esclusiva. Il ruolo del prefetto cambia, è cambiato un po' sul territorio e è anche diventato forse più ostico. Tra i vari DPCM che si sono susseguiti in modo vorticoso in questi ultimi mesi e il rapporto poi col territorio stesso. E in cosa è cambiato? Ma guardi, il ruolo del prefetto, ormai noi abbiamo oltre 200 anni, l'istituto è stato appunto, cioè la carriera prefettizia è stata istituita oltre 200 anni fa. È un ruolo che ha avuto altalenanti momenti in cui addirittura si volevano eliminare i prefetti, però abbiamo visto che per una serie di motivi il ruolo del prefetto è un ruolo centrale, come dicevo prima, di cerniera, di collegamento. In più la prefettura è un punto proprio di centro di aggregazione di tutte le problematiche. E questo che abbiamo vissuto in questi ultimi 7-8 mesi, ovviamente anche quando ero prima a Latina, è stato un susseguirsi di riunioni, di incontri, che continuerò a fare, che ho già ripreso a fare anche qui a Lecce, per quanto riguarda tutte le situazioni che si sono venute a creare, perché sono tanti i problemi, ci sono i problemi delle imprese, per cui abbiamo fatto tanti tavoli sulla base di una direttiva che già il ministro ci aveva dato il 10 aprile scorso, gli incontri con tutte le categorie, un tavolo ad hoc ho fatto e farò un altro anche qui sull'usura, l'estorsione, le problematiche che ci sono, l'applicazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, come le dicevo prima, il rispetto dei protocolli che sono stati firmati a livello nazionale, per cui io devo monitorare e devo controllare che tutto ciò venga fatto da parte dei datori di lavoro, ma devo dire che non ci sono delle situazioni, anzi, soprattutto sui luoghi di lavoro, la situazione è abbastanza tranquilla.
tranquilla, non ci sono delle situazioni, diciamo, dove non vengono applicate, tranne qualche caso, ma insomma in linea di massima c'è il rispetto anche delle regole, peraltro è il decreto 81 che lo prevede a prescindere, ovviamente aggravato dalla situazione del Covid che, come ben sappiamo, chiede una serie di attività preventive e, oltre a quella singola di mettere la mascherina, ma anche di avere per esempio i gel nei punti di incontro importanti, di evitare l'assembramento nell'entrata e nell'uscita sia dagli uffici pubblici che dalle aziende. Ovviamente tutto ciò sempre tenendo presente, riferendomi anche agli uffici pubblici, che comunque l'efficienza dell'ufficio, non si possono chiudere gli uffici ovviamente, nel senso le risposte al cittadino, non dimentichiamo che il cittadino è sempre presente ed è il nostro obiettivo che ci fa, nei confronti del quale abbiamo veramente delle responsabilità. Per cui si deve cercare di coniugare con il rispetto delle regole questi interessi che non sono contrastanti ma che devono essere contemperati. Ci ha fatto riferimento all'usura. Secondo i dati che lei ha in mano, se lo possiamo dire, altrimenti sorvoliamo, è aumentato il fenomeno dell'usura? Guardi, questo in questo momento, semmai ne parliamo dopo che ho fatto una serie di, perché è un po' più delicata, delle valutazioni da fare con calma. Sì. Perfetto, allora noi la lasciamo alla sua attività perché veramente le abbiamo rubato tanto tempo. Le chiediamo però, prima di dare un messaggio di speranza ai nostri telespettatori e anche di auguri, perché ormai siamo ormai in clima natalizio, si sente poco, ma c'è la volontà di tornare a sognare, anche se il tempo in questo momento storico ci permette di vedere un futuro tutto nero. I suoi auguri. Allora, è difficile poter esprimere la gioia del Natale in un momento così complesso, così delicato, però insieme tutti quanti dobbiamo impegnarci coralmente proprio per poter raggiungere e superare questo momento così critico. Ci sono state tante generazioni che hanno subito sia pandemie sia guerre, le hanno superate, hanno ricostruito. Ci vuole la buona volontà di tutti, speriamo che arrivino presto i vaccini, e questo è l'augurio che ci facciamo tutti rispettando le regole. Questo lo chiedo, è un appello che faccio a tutti, di rispettare le regole e comunque auguro a tutti un buon Natale e speriamo di poter vediamo sempre tutto in positivo, con fiducia anche l'arrivo di un nuovo anno, lasciandoci un po' alle spalle questo, ma che ci deve servire come insegnamento per il nostro futuro e per il futuro delle nostre generazioni. E su questo messaggio, che poi è un messaggio corale che tutte le rappresentanze istituzionali che stiamo sentendo in questi giorni stanno mandando, quindi quello di rimanere attenti e rimanere vigili per arginare questa emergenza pandemica che però passerà, io ringrazio per l'ospitalità e per il tempo concesso il prefetto Maria Rosa Trio, grazie mille, giustissimo, e a voi do appuntamento al prossimo appuntamento con A Chiare Lettere.